Salone del Risparmio 2018, siamo con Marco Di Giacomo, responsabile partner commerciali di Etica SGR. Dottor Di Giacomo, la vostra società è presente da anni al Salone, anche quest'anno avete organizzato una conferenza su quali temi? Il tema di quest'anno è riportare all'attenzione di quanto le analisi extrafinanziarie, quindi aspetti ambientali, sociali, di buon governo, abbassano il rischio di portafoglio, il rischio finanziario del portafoglio. Ne abbiamo parlato con il nostro risk manager, che ha fatto un suo studio approfondito per amplificare queste che sono le nostre tematiche, insieme a un gruppo di ragazzi del Politecnico di Torino, Taxi 1729, che ci ha raccontato anche gli errori che tipicamente si commettono in ambito finanziario. Ecco, la vostra società è tradizionalmente attenta al tema degli investimenti socialmente responsabili, ma anche a un altro tema che è molto di attualità in questi giorni, in queste settimane, cioè l'intervento dei rappresentanti del mondo del risparmio gestito nelle assemblee societarie e negli equilibri societari. Ecco, su questo tema siete stati impegnati più volte su vari fronti. Ecco, qual è stato un po' il vostro impegno? Il nostro impegno da 15 anni, data di nascita di Etica SGR, è quello di integrare nella sua mission anche il cosiddetto engagement o azionariato attivo, quindi l'idea che con i 1000 euro che investono in un fondo, il fondo abbia poi voce nelle società in cui noi investiamo, quindi scegliamo prima le società in cui investire, dopodiché apriamo un dibattito. L'anno scorso siamo stati presenti in tutte le assemblee delle società italiane in cui siamo presenti, ma anche in tutte le altre società internazionali, americane, giapponesi, europee, con deleghe di voto, ma sempre portando la voce del nostro risparmiatore all'interno delle assemblee, parlando di temi ovviamente a noi cari, quindi come la governance, come si rapportano le società, i dipendenti, ai loro fornitori, portando appunto la nostra voce positiva, quindi ringraziandoli per quello che stanno facendo e dove è possibile anche essere motore di cambiamento, quindi stimolarli verso una modifica dei loro comportamenti, se non sempre positivi. Grazie, dottor Di Giacomo. Grazie a voi.